Si è conclusa ieri sera, domenica 27 giugno, l'edizione pilota di Lungomare di Libia Bari. Buon successo di pubblico, ospiti d'eccezione nell'ultima serata Gianfranco Viesti, Mario Desiati e Gianrico Carofiglio. Per l'occasione abbiamo intervistato Gianfranco Viesti, che ha appena finito di presentare il suo ultimo libro, Centri e periferie. È un libro che ovviamente di geografia economica, che rivede un po' la distribuzione delle disuguaglianze, quindi siamo tutti la periferia di qualcun altro? Sì, dipende quanto siamo periferia, centri e periferie ci saranno sempre. L'importante è che ci siano delle politiche per dare alle periferie la possibilità di crescere di più e che le distanze non siano eccessive, perché questo fa male alla nostra società, fa male alla nostra economia e poi provoca la reazione dei cittadini che si sentono abbandonati. Lei nel libro fa anche un excursus storico su tutte le varie politiche economiche che sono state messe in atto anche in Italia. Qual è secondo lei il momento in cui comincia ad aumentare il divario delle disuguaglianze? Beh, guardando la storia, certamente la prima metà del secolo scorso, la prima metà del Novecento, le disparità italiane diventano molto più grandi che negli altri paesi. Però diciamo, un punto di interesse del libro può essere quello che io mi concentro moltissimo sugli ultimi 20 anni, di cui si parla molto poco, e arrivo alla conclusione che le politiche degli ultimi 20 anni non hanno ridotto queste disuguaglianze e in molti casi, penso alla sanità, penso ai trasporti, penso all'università, le hanno fatte aumentare. E quindi se c'è molta discussione sul passato, ed è bene, ci dovrebbe essere molta discussione anche sul presente. All'ultima domanda sul Covid-19, su cui lei comunque accenna nel libro, ovviamente tutti sappiamo che ha aumentato le disuguaglianze, visto che tra un po' dovrebbero partire gli investimenti per il Next Generation EU, secondo lei qual è la prima cosa essenziale che dovrebbe essere finanziata? Beh, non ce n'è una, in realtà noi dobbiamo tenere insieme il paese, quindi dobbiamo innanzitutto occuparci dei più poveri e delle persone più deboli, perché è giusto e perché nessun paese va bene se lascia una parte dei suoi cittadini indietro. In particolare naturalmente il pezzo sanitario e socioassistenziale è particolarmente importante in questo momento, perché finché non ci saremo liberati di questo maledetto Covid non potremo tirare un sospiro di sollievo. Grazie mille.